abbiamo pregato la Madonna e abbiamo consacrato tutto a lei e chiediamo proprio la presenza degli angeli, dei santi che vengano proprio a incatenare tutti gli spiriti cattivi alla croce, perché possiamo annunciare il Vangelo nella potenza dello Spirito Santo senza disturbi di nessun tipo. Allora, questa sera parleremo di una cosa, secondo me, che è dolorosa, ma nello stesso tempo manifesta l'infinita dolcezza dell'amore di Dio. Questa sera parleremo di quelle che sono chiamate le fortezze diaboliche. E in queste ultime catechesi abbiamo visto quali sono quelle cose che possono impedire allo Spirito Santo di agire, di muoversi liberamente in una persona, in una famiglia, diciamo in un gruppo, in qualunque situazione dove ci sono gli esseri umani. Però oggi volevo sottolineare in particolare, lo Spirito Santo voleva sottolineare che cosa sono le fortezze, perché questa cosa permetterà di comprendere quanto si dà da fare il nemico, ma nello stesso tempo quanto infinitamente più tanto si dà da fare lo Spirito Santo. Amen, amen. Ok? Allora, le fortezze diaboliche sono, diciamo, un po' come quella che la scrittura chiama la città di Gerico. Allora, il popolo di Israele a un certo punto si trova davanti una fortezza, una città tutta fortificata con le mura, talmente fortificata che era impossibile né spugnata, che non era possibile, era veramente una cosa proprio fortificata, una fortezza, no? E tanto è vero che gli israeliti si mettono a pregare e a un certo punto arriva un'ispirazione dello Spirito Santo, un'ispirazione di Dio, che gli dice di mettere le persone che lodavano il Signore davanti a tutto l'esercito e poi di cominciare a girare intorno alla città in un modo che Dio farà fare per 6-7 giorni. E poi gli dice che al settimo giorno dovranno lanciare questo urlo, questa lode potente e la città crollerà. Infatti fecero così gli israeliti e la città crollò e loro entrarono nella città senza neanche combattere. Allora, fortezza significa che il nemico o in una persona individuale o in una famiglia o in un albero genealogico ha costruito, non è semplicemente che è nata a fare una visitina, ci ha messo proprio ed ende, come si dice a Roma, e quindi ha fatto una fortezza, per cui tu praticamente ti accorgi che parli con questa persona e magari questa persona vive delle paure molto particolari. Poi a un certo punto lo Spirito Santo ti illumina e tu dici: oh, parlo pure con la mamma. Parli con la mamma e lei vive paure simili. Poi a un certo punto, un giorno la nonna accompagna la mamma e la nipote, e pure la nonna la stessa cosa, la dici: ma è una cosa di famiglia, no? E vuol dire che il demonio è da parecchio tempo che si dà da fare su quella famiglia, dato che quella famiglia, probabilmente perché pregano per tanti motivi, non ha trovato come porta, che ne so, la fornicazione, oppure non ha trovato come porta l'occultismo, alla fine dice: oh, ci provoca la paura, e l'ha trovata perché magari quelle persone sono particolarmente sensibili, ha visto che se le comincia a lavorare con i pensieri, con le immaginazioni, le persone cominciano a boccare, fino a quando, a forza da boccare, diciamo, è come quello che va a pesca, quello ci si mette proprio seduto a pescare mentre la famiglia. Una volta pesca praticamente il padre, una volta pesca la madre, insomma, no?
comunque ci ha fatto una fortezza, cioè si è messo seduto, significa una fortezza, cioè si è messo, non dico il trono in quella famiglia, comunque ha trovato un bel posto seduto, diciamo, no? Un po' come nel teatro, diciamo. E allora, come si formano le fortezze? Un altro tipo di fortezza oltre al lavoro potrebbe essere, per esempio, quello dell'infedeltà matrimoniale, no? Tu incontri, che ne so, la nipote, 25 anni sposato, tutto quanto è infedeltà. Poi, che ne so, parli col padre, idem con padre. Poi viene a sapere che è il bisnonno, tale e quale, no? Allora dici, ma com'è? È una famiglia, ma è pure. Per altri versi sono brave persone, magari lavorano, hanno altre virtù, però su quel punto lì non è che si è aperta una porta, diciamo proprio il portone, cioè il demonio gli porta dentro e riesce, poi saluta, fine, ci vediamo alla prossima, ok, no? Allora, questo è molto importante, come si forma una fortezza? Una fortezza di solito è legata a un vizio, cioè vuol dire che qualcuno ha peccato gravemente in quella cosa e ha peccato ripetutamente in quella cosa e allora ha aperto una porta sulla sua persona prima di tutto e poi a volte, dato che la cosa si porta avanti per mesi, per anni, la apre anche sulla famiglia, la porta la apre anche purtroppo, che ne so, sui figli e così via. Che significa aprire una porta sui figli? Non significa che i figli in maniera automatica diventeranno infedeli come, che ne so, come il papà, no. Significa però che lo spirito che già ha preso il papà cercherà di tentare in maniera più forte i figli quando saranno sposati su quella cosa lì, perché è come se dicesse: oh, tuo padre mi ha fatto entrare, no? Quindi io intanto mi dice proprio bene qua io, una volta nella università curante, una volta nel mondo di sposati per voi e così via, no? E allora si è creata una fortezza, però di solito parte da peccati gravi ripetuti, non è che perché una volta uno ci ha avuto un disturbo su una cosa se fa fortezza subito. La fortezza è fatta da tanti mattoni. Allora, metti il mattone un giorno del peccato, il secondo e il terzo, alla fine si è fatta l'argelico, no? Ci sono famiglie a volte che se tu vedi gli antenati veramente c'è rischio, ti accorgi che dei mattoni ne hanno messi parecchi. Te credo che il demonio abbia fatto la città, no? La fortificazione. Allora, quindi la fortezza diabolica può essere personale, cioè legata a una persona sola, può essere familiare e generazionale. Diciamo che il demonio prende casa, non significa che entra dentro la persona, però che la può disturbare molto fortemente, quindi può disturbare una persona singola, può disturbare una famiglia intera, come può disturbare a volte anche un gruppo di preghiera intero. Se in un gruppo di preghiera avvengono delle ingiustizie molto grandi, a un certo punto si può aprire la porta dell'ingiustizia e succede che in quel gruppo di preghiera, non si sa perché, i membri li cacciano sempre via. Tu dici, ma com'è? Questo è pure bravo, prega, una persona umile, no? Troppo brava. Allora ecco, è una battuta naturalmente, però per dire che le fortezze si possono creare sulle persone, famiglie, ma anche su tutti gli adicomerati, si possono creare addirittura sulle nazioni. Se voi ci fate caso, come avviene a volte per le famiglie, avviene anche per le nazioni sono a volte caratterizzate in male da certi peccati ripetuti. Per esempio, che ne so, certe nazioni sono famose per la crudeltà su certe cose, altre sono famose per la corruzione, che è proprio un altro po' di spirito, a me da dire, no, proprio ogni cosa fa sordi, no? Oppure può essere l'occultismo. Prendete per esempio certi tipi di cultura o di nazioni, c'è una presenza di occultismo che pure quando si fanno pane frittata fanno rito. Sì, sì. Pensano che la frittata è più buona, sì, sì. Ma veramente, non sto scherzando, ci sono delle culture dove veramente e tu gli fai buongiorno, come va? È una cosa impressionante, perché sono proprio di cultura
e là sono fortezze proprio, no? E quindi ecco, le fortezze si formano di solito a causa di cose gravi ripetute. Nel caso della paura, la paura non è che è un peccato, però quando una paura viene accettata e ci si fa condizionare in maniera fortissima, così via, può diventare alla fine una cosa grave che ti paralizza completamente e può diventare una fortezza, anche se in sé senti paura non è che è peccato. Però se poi per paura te uno sta a morire per strada e non lo soccorri perché c'ha paura che te pigli, t'attacchi qualcosa, una paura irragionevole che magari c'ha niente quello che ti attacca, però la paura o fai morire, insomma, la paura comincia a essere problematica, insomma. E allora ecco, quali sono le fortezze che si possono trovare magari nel mondo? Allora, prima di dire i tipi di fortezze, vi dico come è fatto l'esercito satanico. Allora, l'esercito satanico c'ha a capo Satana, naturalmente, no? Poi ci sono, diciamo, i generali, i principi dell'inferno sono chiamati, cioè c'è sta chi dice che si chiama Lucifero, sa, comunque io vi dico qua dopo, tanto quando si trovano se ne lo caccia tutti, come si chiamano, sì, no? Comunque Satana sarebbe il capo, poi c'è sta, parliamo di dice Lucifero che sarebbe il vice, poi c'è Belzebù, Asmodeo, che sono i principi, quelli che si trovano proprio più forti. Questi 4-5 principi più forti di solito comandano dei colonnelli, loro sono generali, c'hanno i colonnelli. I colonnelli, per quello che ho potuto vedere io, però non è quello che dico io a causa di fede, io è uno studio che ho fatto e ho potuto vedere i nomi che sono scritti nella Bibbia, no? Fino adesso nel Vangelo si chiamano uomini forti. E Gesù parla proprio in maniera letterale, dice quando una persona forte entra, lega l'uomo forte e gli strappa tutto il bottino. L'uomo forte è un demonio che sta dentro una casa e comanda tutti quelli dentro la casa. Quindi gli uomini forti sono dei demoni che comandano legioni. Quindi ci sono i generali e poi ci sono i colonnelli che hanno le legioni sotto che comandano. Di solito gli uomini forti sono quelli che operano a nome di Satana sulla terra e sono quelli che fanno le fortezze sia nelle persone, sia nelle famiglie, sia negli alberi genealogici, sia qualunque cosa c'è sta sulla terra. Le fortezze possono essere anche sul luogo. Ci sono dei luoghi che a volte vanno liberati perché là c'è fatta una fortezza proprio il demonio. Quindi non è soltanto sulle ma anche sui luoghi. A volte addirittura potrebbe essere anche negli animali, no? I porci, a un certo punto Legione, che è un colonnello, è un uomo forte, e appunto perché erano molti, e andò nei porci e li uccise tutti, no? Allora, gli uomini forti sono, io nella Bibbia ne ho trovate 35, però non so se sono tutti, non studio ancora. Come vi dico, me ne dico qualcuno perché è importante, perché ognuno di loro è responsabile delle fortezze che si creano in persone, famiglie e alberi genealogici, luoghi e così via. Allora, il primo uomo forte che appare nella scrittura si vede nella storia di Davide e Saul. I nomi che io dirò sono presi o dalla Bibbia in italiano o dalla Bibbia in latino di San Girolamo, perché se uno vede la Bibbia in latino di San Girolamo, perché è quella dottrinale, però ho avuto dei propri nomi che da lui. Quindi io come li chiamo, però ci stanno una Bibbia, ce l'ho scritto, no? Il primo è lo spirito di gelosia. Gelosia. Mi pare zero di via da Dio, non mi ricordo, comunque gelosia andiamo sull'italiano, perché io già per parlare italiano faccio fatica di sì. Comunque c'è sta, no? Infatti si dice che quando Davide tornava dalla vittoria, le donne cantavano: Davide ne ha vinti 10.000, Saul soltanto 1.000. E si dice Saul cominciò a provare gelosia per Davide, no? Quindi gelosia è un capo e comanda delle legioni, un uomo forte. E gelosia di solito causa tanti problemi e sotto di sé c'ha tanti demoni minori, legioni,
alcuni demoni minori sono, per esempio, omicidio. È uno minore, lo comanda gelosia. Infatti, se vi ricordate, Saul a un certo punto cercò di uccidere Davide più volte, quando gli lanciò la lancia e varie volte. E comanda, per esempio, anche lo spirito di adulterio. Infatti, nell'Antico Testamento il sommo sacerdote faceva un rito: quando una persona aveva paura che l'altro l'aveva tradito, doveva andare al tempio a fare un rito particolare e tutto quanto, non senza pensare di tutti il rito, però comanda anche adulterio in certi casi. E perché? Perché è uno spirito che mette a volte in testa una gelosia che non è vera, cioè che comincia a tormentare la persona che l'altro lo tradisce, fino a quando, come a volte capita anche in TV, soltanto per il sospetto si ammazza l'altra persona. Quello noi pensiamo che sono soltanto cose umane così, ma dietro c'è un demonio, uno spirito che si chiama gelosia, almeno in certi casi, no? Allora, la gelosia può essere naturale, quella è tra due persone che si vogliono bene, marito e moglie, una sana gelosia ci vuole, no? Uno via la pistola, allora, una sana gelosia fa parte dell'amore. San Francesco di Assisi dice che la gelosia fa parte dell'amore, la sana gelosia. Poi invece, quando io parlo di spiriti cattivi, parlo naturalmente di cose irragionevoli, perché i demoni non fanno cose ragionevoli o buone, le fanno cattive. Quindi io premetto che quando parlo di demoni parlo di cose cattive. Quindi una gelosia cattiva, come quella di Saul per Davide, che era inopportuna, come gelosia lo voleva addirittura ammazzare. Quindi è una gelosia irragionevole, che nelle sue manifestazioni può diventare anche patologica. Poi magari, che ne so, un medico, uno psicologo, si accorge che una cosa è diventata patologica, ma la causa può essere anche uno spirito cattivo. E questo può avvenire a volte anche a livello generazionale. Cioè, se per esempio gli antenati hanno mancato spesso di rispetto al matrimonio, sono stati infedeli e così via, hanno fatto entrare uno spirito di gelosia, e magari anche se quelli da adesso sono bravi, non capisce nessuno, però quello cerca di addormentare la coppia buona e cercare di distruggerla con la gelosia. Perché diciamo, speriamo, visto che l'ho distrutte tante prima, quello ho distrutte perché davvero tradivano. Questo invece gli faccio vedere che tradiscono, così litigano e così via. Però ricordatevi che la fortezza è un demonio capo che comanda legioni. Io mi ho fatto esempio per primo, gelosia. Poi un giorno prendo il foglio e leggo tutti i demoni minori, così so più chiaro, però ho fatto qualche esempio, insomma, serve che famo. Il secondo demonio, che ho chiamato uomo forte, è lo spirito di menzogna. C'è nell'Antico Testamento, appare già, quando dice chi manderò per ingannare il re, e questo spirito si presenta e dice: andrò io sulla bocca dei profeti ad ingannare il re. Questo è uno spirito, lo spirito di menzogna, che è un capo, e sotto di lui di solito ci sono molte delle arti magiche. Di solito quando si fanno cose magiche il capo è gelosia, e di gelosia menzogna, no? E in particolare però ha la caratteristica, questo spirito di menzogna, di usare la bocca, perché mentre il dono profetico è un dono dello Spirito Santo, menzogna è il compito di storpiare il dono profetico, cioè di far credere che una cosa è profetica, invece è una fregatura, appunto, è una menzogna. Infatti, se ci fate caso, a volte può succedere che o trovate quelle persone a cui praticamente parla sempre Gesù, da mattina a sera è in continuo: Gesù mi ha detto di dire questo, Gesù mi ha detto di dire quell'altro, Gesù mi ha detto di dire quest'altro. Oh, ma cioè, a parte dovrebbe parlare con me ogni tanto, no? Nel senso che io pure sono figlio di Dio, quindi l'anima ce l'ho, sono spiegato, quindi ok. E poi praticamente, cioè, state a parlare con Gesù. Ecco, in questi casi è difficile che sia Gesù,
che i demoni sono ossessivi nelle cose. Gesù quando parla, parla, ma quando la cosa in un giorno, 3.000 volte, Gesù mi ha detto le dita, Gesù mi ha detto le dita, Gesù mi ha detto le dita, io sapevo che Gesù, diciamo, era anche, amava anche il silenzio, insomma, no? Ok? Oppure una persona, che ne so, c'è un gruppo di preghiera e c'è sta la persona, comincia il gruppo di preghiera, al 13° minuto dice sempre la stessa cosa. Il Signore dice a tutti che li ama. Sempre, io ci metto orologio, 13° minuto, sempre la stessa persona. E ti ripete sempre le stesse cose, no? Ecco, questo è un po' difficile che sia profezia, no? Quindi a volte può essere semplicemente il desiderio umano di dire qualcosa di buono, non è che sempre c'è il demonio, no? Però lo Spirito Santo è uno spirito di pace, e allora anche quando a volte le persone cominciano a dirti: guarda il Signore mi ha fatto capire che devi fare così, guarda il Signore mi ha fatto capire che devi fare così, guarda il Signore mi ha fatto capire, a un certo punto non è che uno deve dire di no, perché Gesù può parlare anche attraverso gli altri, però di solito Gesù prima te lo dice a te, poi te lo conferma con la parola esterna. Ma quando una persona ti dice cose che tu dentro non ha, praticamente non hai ricevuto da Gesù, e soprattutto ti cominciano a turbare, a mandare in confusione, tolgono le forze, ti cominciano a far tristare, non è uno spirito di profezia, è uno spirito spesso di menzogna, perché la verità fa liberi, quindi fa aprire il cuore, aumenta l'amore per Gesù e ti rende più disponibile ai fratelli, e quindi lo Spirito Santo. Invece lo spirito di menzogna, la verità fa liberi, la menzogna imprigiona. Quindi si comincia a imprigionare quelle paure, qua confusione, ma quello però c'è il dono, mi ha detto così, però io non sento che giù, come devo fare, però se ti faccio così, e magari poi chissà che mi succede se mi avretta, no? No, 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 questi sono ragionamenti che non vengono da Gesù, perché dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Già quando una persona ha la pretesa di essere obbedita se parla, o veramente si quasi arrabbia se non gli è retta, cioè, lo Spirito Santo è molto soave, chiaro, ma lascia liberi. Quindi lo Spirito di menzogna soprattutto lavora personalmente, ma lavora anche nei gruppi di preghiera, perché sa quanto è importante la profezia, un dono del carisma, poi ne parleremo, meraviglioso, che edifica la Chiesa, dice San Paolo. Lo Spirito di menzogna invece c'è il compito di far crollare la Chiesa. E la cosa più facile per far crollare la Chiesa è cominciare in un gruppo di preghiera, in una famiglia, a entrare e voler sottomettere tutti con quello che si dice, perché si creano dipendenze così. Lo Spirito Santo non crea dipendenze, invece lo Spirito di menzogna sì. Anche quello è un segnale. Quando tu rispetto a una persona non ti senti libero nel rispondere, nel dire magari quello che pensi, ma ti senti veramente quasi controllato, quello non è lo Spirito Santo. Anche se te lo dice una persona che magari va messa tutti i giorni, tutto quanto, per carità, che va ben mica, no? Però non è che perché va messa tutti i giorni o prega, vuol dire che ogni cosa che dice è il Vangelo. La Chiesa non ha mai detto: chiunque va messa e fai preghiere, può parlarti quello che devono fare e l'altro devono obbedire. Non ha mai detto questa cosa. Non risulta, no? Ok? Quindi questo è molto importante ed è responsabile di solito delle cose magiche, quindi tutte magia nera, lui un po' il capo, no? Poi c'è un terzo spirito che appare negli Atti degli Apostoli, che è lo spirito pitone chiamato. A un certo punto c'era questa donna che andava presso a San Paolo e gli diceva: sentite, per questo discernimento non va fatto su quello che si sente e parole che si vivono, ma va fatto su quello che senti nello spirito, perché questa donna diceva: questi sono dei grandi servi di Dio, quello che dicono è tutto vero. Ora dice: ammazza, questa veramente è un dono straordinario. A un certo punto, dopo 3 giorni, San Paolo si stufa e gli dice:
spirito immondo, ti ordino di andare via da lei e di non tornare più. È stata liberata l'indovina e i padroni dell'indovina volevano ammazzare San Paolo perché lui faceva fare un sacco di soldi l'indovina. Lui gli ha donato via lo spirito e quindi praticamente, però è spirito pitone si chiama, che è quello che è legato alla divinazione, cioè all'annuncio delle cose, al conoscere le cose occulte, le cose segrete. Guardate, ci sono maghi che soltanto perché ti prendono il polso ti dicono pure come hai vestito 15 anni fa, ti dicono pure come hai vestito perfettamente, ci indovinano, no? Perché c'hanno i demoni, io dico, l'hanno visto, no? Quindi per questo non basta che una persona dica cose vere, tant'è vero che San Paolo sentiva fastidio, lui che era dello Spirito Santo, ma anche lui diceva cose vere. Allora, quando nello spirito ho fatto il discernimento, perché una persona può dire tante cose vere, ma tu dentro senti che c'è qualcosa che non va. Allora non giudichi la persona, però dici, Signore, ma come quando mi parla questa persona che pure è tanto via, io sento questo turbamento così forte? Le fai capire Gesù? Ecco, e dopo Gesù ti fa capire perché, no? Poi il quarto spirito è chiamato spirito di vertigine, che è uno spirito che appare nell'Antico Testamento e aveva il compito di far smarrire le persone, cioè di fargli sempre sbagliare scelta. San Giovanni della Croce gli dice che è lo spirito degli scrupolosi, perché gli fa sempre vedere che stanno a sbagliare, che stanno a fare peccato o no, per fargli smarrire, per fargli entrare in confusione, per fargli venire vertigini, appunto. Ok? Sapete cosa sono i vertigini? Se non hai vedere, dice, oh, leggi un attimo, mi sto a cascare. Ecco. Ma la dimentite, bravo, la dimentite, no? Quello è lo spirito di vertigine. Ok. Allora, pensate che a un certo punto Dio nell'Antico Testamento dice, farò scendere, mi pare, sull'Egitto uno spirito di vertigine affinché si smarriscano le loro strade. Quindi, e sotto lo spirito di vertigine c'è la confusione, tutto quello che porta, diciamo, allo smarrimento, no? Poi c'è un quinto spirito che è depressione, e è proprio un capo, e sotto c'ha diversi spiriti, tra cui lo spirito di gola. Sì, di gola, sì, così è, così, no? E questo è molto importante perché è un capo. Nell'Antico Testamento si parla di abbattimento, però in realtà significa depressione, no? È uno spirito che appunto ha il compito di deprimere, diciamo, la persona sia rispetto al servizio di Dio, è un po' quella che i padri chiamavano la ciglia, quando devi all'anca, no? Che praticamente non te va a pregare, non te va a servire il fratello, no? Il demonio di mezzogiorno mi sembra che era chiamato, no? Comunque è un capo. Poi dopo vi ho detto, porterò proprio a vedere i sottoposti, però questi sono i capi. Già, perché vi sto a parlare dei capi? Perché quando si cacciano i demoni, di solito gli esorcisti fanno l'interrogatorio per risalire poi al capo. Il capo è l'ultimo che esce, perché i demoni sono molto gerarchici, no? Allora, se uno domina, individua subito il capo in una persona, non sta a perdere tempo con i minori, quando caccia il capo cacci tutti, perché è la stessa cosa che è capitata a Davide e Golia. E Davide e Golia a un certo punto c'avevano gli eserciti e dicono fra loro due che erano i capi, combattevano due capi, se vinci te tutto l'esercito mio è... infatti Golia è stato vinto e i filistei sono tutti ammazzati. Non è che Davide comincia da lì, cominciamo con la prima fila dei filistei, no? Adesso la seconda, alla fine finalmente te Golia, mi fa stanco quest'ora, no? Ammazzato, ha tagliato la capoccia al capo e i filistei erano sterminati, ok? Sesto spirito, fornicazione. Vi ricordo che queste cose le sto dicendo perché sono delle fortezze che possono essere in una persona, in una famiglia e nell'altro genealogio, quindi depressione può essere pure che viene da dietro, fornicazione idem, che magari le persone sono persone molto pure, quelle viventi, però magari sono disturbate da certe cose perché degli spiriti sono entrati prima nella famiglia,
Ok, poi vi dirò come si fa ad abbattere le fortezze. Ora vi dico un altro po' di fortezze e poi vi dico, andiamo diciamo alla parte liberante, sì, ok. Poi il settimo spirito è uno spirito di infermità nel Vangelo, compare proprio. Lo spirito di infermità comanda tutti gli spiriti di malattia, tutti. Lui è il capo. Infatti Gesù caccia l'infermità nella persona, che era il capo, ma comanda tutte le altre infermità minori. Ok? Infatti a quella donna curva gli dice, questa donna che era tenuta in schiavitù, che era tenuta inferma da 18 anni, non doveva essere liberata, non guarita, liberata. Quindi perché c'aveva un'infermità. Ok? E poi, e oltre infermità, c'è stato, se non mi ricordo male, vabbè, paura. Paura è proprio uno spirito, è un capo. Se guardate nella Bibbia quante volte compare paura, io una volta ho fatto una ricerca, praticamente ho dovuto lasciare perdere. Mamma mia, quante volte compare, c'è una cosa veramente forte come cosa. Poi c'è un ottavo spirito, che è lo spirito dell'anticristo, e compare nelle lettere di San Giovanni, ed è lo spirito che sta a capo di tutti gli spiriti che negano Gesù come Salvatore e Gesù fatto carne. È lo spirito che più lavora in tutte le dottrine orientali, tutte quelle sette dottrine che negano che Gesù è l'unico Signore e l'unico Salvatore che si è fatto carne. Infatti dice, l'anticristo è colui che nega Gesù venuto nella carne. Perché? Perché se Gesù è venuto nella carne, gli uomini si salvano. Se invece si nega che è venuto nella carne, gli uomini si salvano. Quindi l'anticristo ha il compito di far credere che Gesù non è il Salvatore e quello che ha fatto non serve a niente per salvare gli uomini. L'anticristo nega la croce, cioè nega il sacrificio di Gesù fatto per l'umanità. Nega tutto quello che Gesù ha fatto per l'umanità. E chi dice che ce la puoi fare da solo? Basta che ti impari le tecniche, tutto quello che ti pare, Gesù. Quindi puoi voler bene, per carità, però è l'unico Signore, l'unico Salvatore, addirittura Dio, no? Cioè, no? Quindi l'Anticristo nega Gesù come Dio, come Salvatore e come Signore. Anche la massoneria pure. Eh? La massoneria è la stessa cosa. Sì, infatti ho parlato di sette. Anche la massoneria, ma tutti i tipi, anche quelle teosofiche e quelle di tutti i tipi, no? Voi se ci fate caso, possono cambiare cosa? Sì, sì. Allora, quando voi vedete che una setta, un movimento nega Gesù come Signore, nega Gesù come Dio, nega Gesù come Salvatore, quindi che si è fatto carne, state tranquilli che là c'è sta certo lo Spirito Santo ti fa dire che Gesù è il Signore, dice San Paolo. Quindi non ti può far dire che non è il Signore. Allora ecco, però è uno spirito chiamato, infatti è anticristo, no? Poi c'è uno spirito che qua sta lavorando molto stasera, che è lo spirito di torpore. L'altra volta mi ha detto la persona, quando comincia a predicare, io non riesco a stare sveglio, ma lotto con tutte le forze. Quello è uno spirito, come dico scherzo, ma è così, non è colpa della persona, è uno spirito di torpore, che è quello che si trova nell'Antico Testamento, quello che ha fatto dormire gli apostoli nel Getsemani, quindi non ha fatto pregare, è un demonio che è a capo di tante legioni, ma il suo scopo è far arrivare il torpore, che non è il riposo dello Spirito Santo, il riposo dello Spirito Santo ti fa mal di più in Gesù, e il torpore invece ti fa proprio cucca. In modo tale che a Gesù non ci pensi proprio. Gesù gli ha detto agli apostoli, vegliate con me, rimanete con me in preghiera. No? Allora, purtroppo non era colpa dell'apostolo, era colpa dello spirito di torpore, che il demonio è pure grosso, no? Allora, quando te comincia, che ne so, la predica, può capitare che un sacerdote predica, magari è un po' lento, per carità, può capire. Le cose si spiegano anche umanamente, non dobbiamo essere fissati. Però vi assicuro, quando capita che una persona nelle cose sacre, allora se sta a sentire a Roma, a Lazio,
Invece, se praticamente comincia il Papa a parlare di voi, che mazza, non c'ha questo, ogni volta quello è uno spirito di torpore, esiste davvero, è proprio un demonio, ma è terrificante, guardate, vi assicuro che c'ha carte negli occhi aperti, Ok. Poi, e il torpore comanda tanti altri spiriti, qua sarebbe interessante poi approfondire, però è uno spirito che ha il compito di alterare lo stato di coscienza. Quindi spesso, credo che questo dovrò studiare un po', però si trova spesso anche nelle tecniche di un certo tipo, anche orientali, perché te fanno addormentare quantomeno a Gesù. Okay. Il riposo dello spirito non è un centro dello spirito di torpore, perché è una caratteristica, allora lo Spirito Santo, per esempio il riposo dello Spirito non ti manda via, cioè tu cadi, no? E ti senti rilassato, ma tu ti accorgi di quello che ti capita intorno, capito? Cioè lo Spirito Santo ti fa una anestesia perché magari ti deve fare un'operazione speciale al cuore, però ti rende collaborativo, cioè ti rendi conto, e poi c'è una caratteristica, lo spirito del cuore te va un te va, è come il Valium, fa dormi, hai spavento, no? E invece, invece il riposo dello spirito lo puoi accettare o no? Io per esempio a volte mi accorgo che il Signore mi sta mandando riposo, io posso dire dentro di me, no Signore ti prego, non ce vado. Gesù rispetta la libertà, invece il demonio rispetta la libertà. Quindi per questo ho detto dove c'è lo Spirito Santo c'è la libertà, no? È come quando nella profezia si dice sentivo che dovevo fare la profezia, non sono riuscito a trattenermi. Ma San Paolo dice lo spirito dei profeti deve essere sottoposto ai profeti. Quindi se tu c'è uno spirito che ti fa parlare per forza e non riesci a governarlo, pensa che non è una profezia, perché quello ai medici come succede così, che vengono presi quasi violentemente senza chiedere permesso, perché i demoni sono così, ma lo Spirito Santo chiede il permesso di solito le cose. Oppure se tu gli dici di sì ti manda nel riposo, ma te ne accorgi che ti sta mandando nel riposo, di solito è così. Poi ogni caso va analizzato a sé, perché gli esseri umani sono particolari, non è che bisogna essere troppo schematici, però di solito lo Spirito Santo è molto soave, forte ma soave, cioè è uno spirito gentile, che è lo Spirito Santo, insomma è santo, i santi fanno peccati, ma sono gentili, di solito bravi, non fanno del male, niente, insomma. Poi, e allora siamo arrivati al torpore, e un altro spirito sempre che comanda legioni, questo me lo devo ricordare, non lo ricordo. Allora, vabbè, no, su quest'altro. Allora, un altro è legione che appare proprio nel Vangelo, infatti parla come se fosse unico, ma in realtà poi dice siamo molti, però è il capo che parla. Ok? Quindi è un altro capo. E lì c'è una caratteristica importantissima. Lui occupava anche la regione fisica, infatti dice non mi scacciare da questa regione, dice Gesù, lasciaci in questa regione, cioè questa regione ci piace proprio, perché si vede che peccavano bene in quella regione, e chiede a Gesù di non essere cacciato dalla regione. Quindi questo rivela che legione come capo spesso sta anche sulle regioni. San Francesco di Sal, quando camminava e passava da regione a regione, salutava l'angelo della regione o del paese o della città, perché Gesù non ha lesinato amore, quindi ci sta l'asino, l'angelo pure della famiglia, no? Però, come, dato che il demonio è copione, perché non è Dio, allora vuole fare Dio è copia, ma non è copio, non è Dio, diciamo, allora che cosa succede? Che lui vuole mettere i demoni come l'angelo, cioè sta l'angelo che ne so dare, cioè lui ci mette pure il demonio, perché deve fare il regno parallelo, infatti si parla di regno dei cieli e di regno di Satana, ma lui fa la stessa identica cosa di Dio,
copia Dio proprio in maniera, vuole far Dio, no? Poi c'è un altro spirito che si chiama, questo è personante, San Girolamo, in questo la Vulgata è l'unica, la Bibbia in latino, che usa lo stesso nome dell'Antico Testamento e del Nuovo. C'è uno spirito che sta in tutti, si chiama Jezabel, ed è nell'Antico Testamento, è la regina che dice a Elia: visto che mi hanno ammazzato 400 profeti, i dei mi facciano la stessa cosa, se entro un po' di giorni ti faccio fuori. E nel Nuovo Testamento dice San Giovanni l'Apocalisse che Jezab era colei che seduceva i ministri di Dio, li buttava in fornicazione per poi portarli all'idolatria. E questo è lo spirito che lavora in particolare per distruggere la Chiesa nei suoi ministri e nei servi di Dio. E nella diocesi di Milano, quasi circa 10-20 anni fa, il cardinal Martini ha fatto una denuncia alla polizia perché molti preti erano sbarcolato, vabbè questo lo dico io, comunque non sono andati fuori, no? Perché le sette sataniche avevano preparato delle donne che andavano nelle parrocchie e con lo spirito di Jezabel prima cercavano di sedurre il prete e poi di farlo praticamente spogliare, cioè di farlo andare via dal sacerdozio. Se vedete Apocalisse lo dice chiaramente: prima usa la fornicazione e la seduzione per portare all'idolatria, perché poi lo scopo di queste sette è portare il prete nella setta satanica, non è soltanto di portarlo, di levarlo dalla chiesa, ma di portarlo poi dall'altra parte se ci riescono, perché poi lo ricattano. Allora, per dire, cioè, quello è un capo, questo spirito, che ha tanti spiriti sotto, di seduzione, di inganno, tante cose, no? Comunque questo è proprio un capo. E poi ci sono, ho finito proprio di guardare qual è la soluzione, grazie a Dio. Allora, poi ci sono gli altri che arrivano a 35, che in realtà, se vedete nella scrittura, sono tutti nomi di idoli: Moloch, Dagon, che era l'idolo dei Filistei, sono tutti nomi di idoli. Qualcuno più importante, per esempio Astarte, che è un demonio che, da quello che sembra, sta a capo di uno spirito che è molto presente nell'induismo e nel buddismo, che è lo spirito di Kundalini. Nel buddismo e nell'induismo si dice che tu, se lavori i centri nervosi, lavori quelli che loro chiamano chakra, a un certo punto c'è un serpente qui, l'energia del serpente che viene svegliata, che sarebbe a Kundalini, sale, invade tutta la persona e gli apre tutti in qualche modo le aperture a loro dicono all'energia, ma in realtà le apre a quell'altro, no? Tant'è vero che poi a volte devono ricevere gli esorcismi. Però lo spirito di Kundalini, Kundalini, no? È uno spirito che, se qualcuno va a conoscere il buddismo e l'induismo, è uno spirito molto presente. Ed è quello che è legato ai centri nervosi, all'apertura dei centri nervosi, alle energie e tutte queste cose qua. A proposito, il terzo spirito che ho detto, quello del spirito bidone, che era il terzo che ho detto, là si possono aggiungere due spiriti legati a quello bidone, che sono gli spiriti medianici e gli spiriti familiari. Gli spiriti familiari sono degli spiriti che di solito si tramandano in famiglia per fare magia o per usare i poteri satanici. Infatti, un mago, una maga, uno strega o uno stregone, quando si accorgono che devono morire, di solito devono chiamare un antenato, cioè un discendente, e trasferire i poteri. E quello è legato allo spirito familiare, cioè spirito pitone. Ok? E certi esorcisti raccontano proprio, esiste il famoso libro, è chiamato Libro del Comando, che queste streghe conservano in maniera gelosissima, e quando stanno morendo lo consegnano come, praticamente come il libro in cui trovare le formule magiche, cioè, diciamo che opera. Cosa? Aspetta. Devono scoprire
E l'ha fatto tanto male, infatti poi è andato tutto. La figlia, il nipote, la figlia ha fatto a pezzi, ha buttato nella mondezza di lui. Sì. E lei per morire l'hanno aperto proprio il tetto completamente finché lei è passata alla figlia. Comunque, ecco, queste penso che siano, diciamo, dei rimedi, tra virgolette, rimedi molto umani, se non magici anche quelli, no? E il cristiano non ha bisogno di fare a pezzi le persone. Gesù non è venuto per fare a pezzi le persone, è venuto per salvarle e magari per guarirle, no? E quindi il cristiano, se serve, si chiama un prete, se sa che era una strega. E se ha chiesto un punto di morte, che ne so, confessione, quello che è, no, no, ti rispondo. Ah, ecco, ho capito. Avete sentito? Ha detto che praticamente, essendo sotto il comunismo, non c'era la fede, quindi se moriva una strega, non è che chiami il prete, che ne so, esorcizza, no. Loro l'hanno risolto, purtroppo, come risolvevano ai tempi diciamo dell'Inquisizione, gli davano fuoco praticamente, no? Diciamo risolveva una radice, però non è il metodo, diciamo, proprio di Gesù, tant'è vero che la Chiesa ha chiesto perdono per certe cose, no? E allora ecco, quindi dicevo dello spirito di Kundalini, che è uno spirito che ha il compito in particolare, proprio perché è usato nel buddismo e nell'induismo, di alterare gli stati di coscienza. È lo spirito che forse è più legato all'alterazione dei stati di coscienza. Che voi sapete che per operare in magia devi alterare la coscienza, cioè devi andare anche in trance, se no non puoi operare. Infatti, i maghi, le streghe devono prima o drogarsi o devono farlo con certi metodi, insomma, comunque pure i sciamani devono usare i tamburi, se devono fare droga, queste cose, perché se no non gli si apre la coscienza, non le possono possedere gli spiriti, no? Per quello il riposo dello spirito non altera la coscienza, la guarisce, invece le cose che vengono dal diavolo la rovina la coscienza. Allora, quindi questi sono un po' una carrellata. Adesso andiamo, e adesso si capirà ancora meglio da cosa Gesù ci ha salvato. Ah, se avete sentito quante cose particolari, anche molto brutte, sapete qualcosa? Bravo, quello me l'ho dimenticato. Bravo, ok. Ho capito lo Spirito Santo? Era l'ottavo, no? Allora, lo Spirito Sordomuto si trova nel Vangelo. In realtà sarebbe lo Spirito Muto, non puoi anche muto essere, però si trova nel Vangelo ed è quello che caccia Gesù proprio con quel nome. No? E, è uno spirito che di solito causa diverse, a parte il fatto di non sentire o non parlare le cose, non sentire le cose della fede e non parlarne, ma di solito può essere, di solito sono cause naturali, però a volte ci possono essere delle forme di epilessia o di malattie mentali che sono dovute allo spirito muto. È a capo di solito di queste cose qui. Ok? E ordinariamente sono cose naturali, magari si curano per via medica e così via, però succede che a volte si scopre che la causa non è soltanto medica. Vi ricordate che nel Vangelo quella persona cadeva a terra, in crisi epilettica, schiumava e così via. Naturalmente poi si fa il discernimento anche con un medico spesso, perché nella Chiesa è molto importante la collaborazione anche delle competenze, anche dei carismi, no? E, quindi questi sono un po' i spiriti. Poi, se mi sono ascoltato qualcuno, andiamo alla prossima volta. Quello di schiavitù. Ecco, sì, bravo. È un po' che ci ha scritto, ho capito, sì. Perché ne ho parlato un'altra volta, sì. Schiavitù, bravissima, è un altro che mi sono scordato. Schiavitù sta a capo, appunto, ha il compito di rendere schiave le persone. Schiavitù sta a capo di tutti i spiriti di dipendenza: alcol, droga, sessualità. Quando c'è sta una schiavitù che non è naturale, cioè non si può risolvere per via naturale, ma si accorge che c'è proprio ci si accorge che c'è proprio un accanimento, una cosa proprio forte,
E a volte ci può essere questo spirito, che è uno spirito di schiavitù che compare nell'Antico Testamento, ma Gesù pure ne parla, quando uno è vinto dal peccato rimane schiavo del peccato. Ok? Perché nell'Antico Testamento si parla proprio addirittura, questo è un altro spirito, grazie, è un altro spirito che è legato ai luoghi. Nell'Antico Testamento si è andato a verificare, parla di, e non soltanto Israele che era venuto in schiavitù dall'Egitto, ma poi si parla dell'Egitto come casa di schiavitù. Tutto il territorio dell'Egitto stava sotto la schiavitù. C'è il faraone, ma dietro il faraone c'è uno spirito che tiene tutti sotto, che è schiavitù. Come quando a capo di una nazione, che ne so, c'è sta un uomo santo, no? Nella Bibbia si dice la salvezza di una nazione è l'uomo saggio, no? Come quando un uomo saggio guida, che ne so, una nazione e produce frutti meravigliosi, e magari dietro c'è proprio lo spirito santo, così spesso nei posti dove c'erano le dittature, là c'era uno spirito di schiavitù, perché le persone venivano asservite, schiavizzate, imprigionate, ok? Quindi è una cosa sia umana, voi pensate ad esempio al nazismo, no? Hitler, se voi lo vedete quando faceva i discorsi, sembra posseduto, a volte proprio si piegava, cioè proprio così, lo vedi proprio, si muoveva fisicamente in maniera, cioè, e si sa, questa è una cosa che hanno fatto vedere proprio in documentari, che lui all'inizio fece nascere le SS, che era il gruppo occultistico dei nazisti. Cioè loro hanno fatto, le SS andavano in questo castello, hanno fatto modificare il castello in forma occultistica apposta, e facevano una parte spirituale del nazismo, però spirituale cattiva. Tant'è vero che Churchill dell'Inghilterra, per combattere Hitler, chiamò Alice Crowley, il più grande satanista al mondo, e ci sono le immagini sulla riva dell'Inghilterra di lui che fa tutto bardato da vescovo, fa praticamente i riti contro il nazismo. Ci sono le proprie immagini e i documentari, quindi, quindi per capire che combattevano l'Inghilterra, la Germania, tutto, ma purtroppo se non c'è Gesù, poi l'uomo si arrangia, eppure male. Quindi persone così razionaliste, così acculturate, così potenti, poi si sono rivolte una al satanista e l'altra al gruppo occultistico. Tant'è vero che a un certo punto Hitler mandò una spedizione per cercare, se non sbaglio, il Sacro Graal, no? Perché così acquistava dei poteri molto forti, no? Però a livello occultistico, non a livello di Gesù. Allora, per dire che a parte Hitler, mi cito dei nomi per esempi, non è che mi frega del... Però per... Sì. Sì, sì, anche i simboli delle croci avevano delle finalità, diciamo, di questo tipo, ma questo capita spesso, se voi ci fate caso, poi non finisco, come voglio di scemenze poi, però vi faccio notare una cosa, io ogni tanto mi accorgo, cammino con la macchina e comincio a vedere i dati, 666, 666, io ammazza, ma che è oggi, no? Nel senso, no? Proprio così. Allora, perché la visione, però pensate che in Inghilterra hanno fatto togli, quindi è nel senso che si scherza fino a un certo punto, ma poi ci sono dei simboli che in qualche modo possono richiamare, non è che uno se c'ha la larga, no? Non è che se ricompra, ma che deve fare, no? Nel senso, no? Ci sono pure altri numeri insieme a quelli, sì? Questo. Sì, anche questo. 666. Ecco, è il simbolo. Simbolo. Quando facciamo ok, non è... Sono questo vuol dire 666. Ah, sono questo tre simbolo simboli. Significa 666, sì. Ok. Va bene. Comunque sì, sì. Adesso, nel senso, rimaniamo sulla... Comunque sì, sono degli esempi, no? Però per dire che... Allora, vi dico una cosa importante. Una persona che è protetta dal sangue di Gesù non è che gli mette paura perché legge 6-6, no? 6 sarà pure 6, ma Gesù, Dio dice io sono pure che sono, tu sarai 6 ma io sono, quindi nel senso, cioè stiamo attenti, che noi che abbiamo lo Spirito Santo ci mettiamo paura, no?
De chi va in giro praticamente a menate con la sigaretta, no? Quindi, nel senso, dobbiamo stare attenti perché il demonio qualcuno ci prende sulla paura, soprattutto, perché poi in realtà, cioè noi abbiamo lo Spirito Santo e lui che San Giovanni dice colui che è in noi è più grande di colui che è fuori di noi. Quindi prudenti sì, io vi so insegnare tutte queste cose per chi non le sa, tutte queste cose qui, ma perché? Perché per dire che Gesù l'ha vinte. Cioè io vi segnalo tutte queste cose perché una volta viste tutte queste cose brutte si capisce da cosa Gesù ci ha salvato, perché vi assicuro che se in una famiglia c'è uno spirito di infedeltà, se non c'è Gesù che interviene, soprattutto se è generazionale, che sono generazioni che vanno avanti così, cioè ci sono veramente, ci vuole, allora Gesù come ha vinto queste cose? Iniziamo proprio brevemente questa cosa. L'ha vinto così, in croce, il suo sangue prezioso ha distrutto tutto. Allora Gesù sulla croce ha preso su di sé tutti i mali che hanno fatto i spiriti del dolore, le gelosie, tutti i mali ha presi. Da Adamo fino all'ultimo uomo che esisterà. Poi non avete pure tutte le regioni che lavorano, ma tutti i mali, qualunque specie, Gesù l'ha preso su di sé, sulla croce, li ha portati nella morte, li ha distrutti nella morte, li ha fatti morire e ha fatto risorgere i suoi figli liberi dai mali. Quindi il Salvatore Gesù libera da questo. Concretamente come si fa? Allora, quando per esempio una persona viene a sapere che nella sua generazione passata c'erano tanti spiriti di infedeltà matrimoniale, ad esempio, oppure risolto l'occultismo, no? La prima cosa che bisogna fare, ricordatevi sempre, che quello che dà forza al demonio è il peccato. Allora, la prima cosa da fare è pensare a riparare quei peccati. Quindi, per esempio, la cosa più importante è il sangue che Gesù offre al Padre nella Santa Messa. Allora, per esempio, si fanno celebrare una o più messe per riparare tutti i peccati di tipo generazionale che sono la causa dei disturbi che ho adesso. Naturalmente non è venuto dal prete che ha detto tutto questo, se no il prete ha già tutto, dice aspetta lo scrivere, gli dice secondo le mie intenzioni, no, secondo le mie intenzioni, però riparare tutti quei peccati che hanno aperto le porte ai demoni nelle generazioni delle famiglie che sono causa dei dolori che ho adesso, dei tormenti che ho adesso. Perché? Perché il sangue di Cristo comincia a mettersi tra le generazioni, comincia a spezzare la trasmissione e salva tutto. Facendo la riparazione dei peccati, se quella donna che ha sbagliato tanti anni fa si può ancora salvare in purgatorio, chiedendo perdono dei peccati salirà. Se invece stai all'inferno, verrai indebolita e non ti può più infastidire come prima. Ok? Questo quando le cose sono generazionali. Se sono, che ne so, attuali, il principio è sempre lo stesso. Paolo VI diceva, vuoi combattere Satana, combatti il peccato. Perché la forza del peccato, la forza delle demonie è il peccato. O tuo sarà fatto, o di chi ha fatto prima. Purtroppo il peccato è di chi lo fa, la colpa è la sua, ma le conseguenze, le pene possono essere pagate dagli altri. Tanto è vero che in questi giorni la Chiesa fa prendere l'indulgenza penale dei defunti, perché la colpa del peccato è dei defunti, sanno fatti, ma dato che io nella comunione dei santi con l'indulgenza posso togliere loro le pene che dovrebbero scontare, allora io posso nella comunione dei santi bruciare tutte le pene. Perché? Perché i meriti dei santi bruciano le pene. Allora San Francesco di Sales diceva, le pene sono moneta d'argento, i meriti sono moneta d'oro, pochi i meriti dei santi riparano tante pene dei mali. Dove abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Quindi noi non dobbiamo mai entrare in turbamento o in paura, perché noi abbiamo la grazia di poter affrontare tutto e vincere tutto, no?
Quindi la prima cosa è chiedere perdono dei peccati, poi la seconda cosa, se fossero peccati attuali, che io faccio adesso, naturalmente li devo confessare, se sono peccati gravi, no? Cioè, nel senso, devo confessarli, devo liberarmene, ok? No? Non è che posso dire, figa, non è l'infedeltà, io gradisco, che ne so, mio marito e mia moglie, il giorno sì e il giorno no, però è perché c'è un problema generazionale, quindi io non c'ho purtroppo, no. Non è così, no? Ognuno si prende anche le sue responsabilità, perché siamo esseri liberi e Dio ci ha fatti bene. Quindi chiedere perdono dei peccati passati, di quelli attuali, e poi una cosa importante è fare una rinuncia specifica ad ogni legame satanico che si è creato con quei defunti e con i loro peccati. Se io so che c'era il peccato di occultismo nella mia famiglia, è importante che io, anche a voce alta, tra virgolette, così sentono non soltanto in cielo, ma con i demoni, io faccio una rinuncia esplicita ad ogni trasmissione di poteri satanici che mi vengono dall'antenato. Io ci rinuncio davanti a cielo, terra e inferno. Lo sappiate tutti, io li voglio. Come funziona? Nel nome di Gesù, naturalmente, no? Quindi una rinuncia specifica ai mali che si possono conoscere, no? Poi, se questo non basta, e perché a volte può bastare anche solo questo già, allora si può fare una preghiera di liberazione per chiedere che quei spiriti che ancora albergano e distruggono la persona o la famiglia, dopo aver chiesto perdono, averli indeboliti, averli legati, si cacciano. Si fa una preghiera per cacciarli via. E una volta che uno sa i nomi degli uomini forti, vede quali sono quelli più presenti, per esempio se sa sempre lo spirito di depressione, caccia lo spirito di depressione in tutte le sue regioni, caccia lo spirito di gelosia in tutte le sue regioni, caccia lo spirito di infermità in tutte le sue regioni, ok? E questo è molto importante, perché a parte perché funziona, ma poi è qualcosa di grande vedere come Gesù col suo sangue redime tutto. È una cosa meravigliosa. Il fiume del sangue di Gesù, dice a te, dovunque arrivava sanava tutto. Quindi può arrivare, può andare indietro, avanti, non c'è problema, perché per Dio è tutto presente. Però ecco, è molto importante individuare questi uomini forti e poi fare appunto la preghiera dei passi, come ho detto, e poi alla fine si finisce con una dichiarazione di fede, dove si dichiara proprio nel nome di Gesù: io ho rinunciato a questi poteri, ho cacciato tutti gli spiriti e dichiaro sulla mia famiglia, sulla mia persona, sulla mia esistenza, la signoria assoluta di Gesù Cristo, da adesso e per sempre. Ok? Quindi, prima, come si fa a vedere, liberate le erbacce, e poi ci sediamo anche la roba buona. Ok? Lo stesso principio del terreno: prima si liberano, si rivoltano, si levano tutti le erbacce e poi si piantano le cose buone, no? In modo tale che poi fioriscono, sì. Ha detto che il terreno per il demonio è il peccato e può essere o quello generazionale o il mio peccato. E se invece non è il mio peccato, ma è quello di, che ne so, di mio marito, cosa posso fare? Grazie, questa è una domanda che riflettevo prima in macchina su questa cosa. Meno male che l'hai detta, perché così posso spiegare. Allora, il peccato può essere generazionale e personale, ma la persona può essere anche innocente e soffre lo stesso, no? Perché, allora, questo basta guardare Gesù. Gesù ha sofferto perché si è caricato dei peccati degli altri. Allora, perché un satanista, per fare un male, deve fare dei peccati grossi? Se vuole fare una fattura, che ne so, a me, perché deve fare dei peccati molto grossi per farmela? Perché quel peccato
e lui in qualche modo lo fa contro di me, è come se mi ci volesse coprire con quel peccato, in maniera tale da tirarmi addosso del male, delle maledizioni. No? Gesù ha iniziato a soffrire nel Getsemani quando ha cominciato a prendere su di sé i peccati del mondo. Allora che succede? Che il peccato poi attira la giustizia, ok? La giustizia di Dio, no? Dio fa giustizia dei peccati. Allora Gesù si è offerto vittima alla giustizia del Padre per liberare tutti noi dalla giustizia che magari vorremmo ricevere, no? Quindi per avere misericordia, non giustizia ma misericordia. Allora i satanisti usano questo principio, fanno tanti peccati offerti a Satana perché sperano che in quel modo diventi come una specie d'antenna che attira proprio su quella persona un male. Però, dato che quella persona è innocente, il peccato lo offrono loro a Satana. Come un cristiano offre a Gesù le sue preghiere per un altro, il satanista offre i suoi peccati a Satana per un altro. Io cristiano offro le mie preghiere perché lei sia guarita, il satanista offre i suoi peccati perché sa male. Semplice, semplice. Quindi grazie della domanda, perché praticamente allora in questo caso che cosa si fa? In questo caso, se veramente capitasse questo, prima di tutto si chiede a Dio perdono per i peccati che vengono fatti da quella persona, così si svuota la forza di Satana, che i peccati vengono sciolti e perdonati, quindi si distruggono e la persona per il demonio perde potere. Poi si legano alla croce i spiriti che derivano da quello che fa quella persona, così gli si eleva la forza e si legano. Quando una persona è atea, quando non vuole sapere niente di Gesù e non collabora, non è che il cristiano non può fare niente, può fare una cosa molto bella. Signore, incateno alla croce tutti gli spiriti che lo disturbano perché non possano disturbare anche gli altri. Così la persona se è atea, il problema suo a un certo punto ci dispiace, ma non rompa l'altri. Ok? Quindi svuotare di forza il demonio con la riparazione. E poi legare, così in questo modo si azzera la forza. A volte, questo però sarebbe meglio che lo fa un esorcista, però lo può fare anche con preghiera di liberazione una persona. Ricordatevi sempre che il principio è quello delle porte. I peccati generazionali aprono porte generazionali, quelle attuali, porte attuali, quelle di un'altra persona aprono porte che vengono da quel satanista, da quella persona. Allora io posso fare una preghiera molto semplice. L'esorcista la farebbe così: nel nome di Gesù esorcizzo queste porte e le chiudo e sigillo nello Spirito Santo. Sì, come dicevo prima, no? Come si individuano, quello che ho spiegato, diciamo, fino adesso, no? Cioè, i padri della Chiesa dicono poi si vede dai frutti, perché in una famiglia si vede. Allora io ho la famiglia mia di fuori che aveva il soprannome Camorra, ma non è perché facevano parte della Camorra, ma perché erano persone che si facevano molto rispettare, cioè erano persone lavoratrici tutto, ma sull'ira. Infatti quando ho saputo sta cosa mi sono proprio, in senso proprio, detto Signore, spezza sto nome, nel senso daccene un altro che veramente però per dire, a volte nei paesi si fa così, si danno i soprannomi, no? E si danno non per così, ma di solito si danno perché c'è un motivo. Allora io avevo alcuni antenati, non tutti perché altri erano dei santi, ma altri che praticamente quando si trattava di farsi rispettare si facevano rispettare abbastanza, no? E poi dall'altra parte magari c'erano delle mogli sante che pregavano sempre e quindi si salvavano sempre in qualche modo, no? E quindi per dire che le porte possono essere generazionali, attuali o di qualcun altro, ma si possono. L'esorcista lo fa come ho detto, una persona normale dice nel nome di Gesù spezzo queste porte, le spezzo, le frantumo e le chiudo e sigillo nello Spirito Santo. Nel manto di Maria, nel le aspergo col sangue di Cristo e le chiudo. Poi l'importante è la sostanza, non è che ci va la formula precisa, no? Però noi abbiamo nel nome di Gesù il potere di spezzare e di chiudere le porte.
Questo è molto importante perché, per esempio, vi faccio quest'ultimo esempio e ho finito. E quando c'è un padre che in una famiglia pecca molto, succede che sui figli si possono aprire delle porte da parte dei demoni, no? Per esempio, un padre che bestemmia tanto, non si sa come, ma dopo un po', quando comincia il C11, 12, un po' di libertà, il figlio comincia a bestemmia anche lui. La porta l'ha aperta la bocca del padre, la porta c'ha paura, no? Allora in questi casi bisogna riparare e bisogna spezzare e chiudere, perché la terapia diceva un bestemmiatore in casa attira la maledizione di Dio. Quindi questo è molto importante. No, che abbiamo fatto? 9:15? Ma non mi fermo allora, ok. Facciamo così, piccolissimo proprio, sì. Definiamolo, mio figlio che ha 11 anni, accanto a un compagno, definiamolo Monello, lo vessa di continuo, all'improvviso gli bestemmia contro Dio in faccia e contro la Madonna. Mio figlio che fa il chichetto si sente in forte disagio, l'ha detto l'insegnante, addirittura lo ha ammonito dicendo di mettergli una nota perché è grande, se la deve risolvere da solo. Io ho detto facciamo, io no, un po' ignorantemente, una preghiera di riparazione a Maria, abbiamo fatto un'Ave Maria, un Padre Nostro, però ecco, devo insegnarli a far così. Allora, rispondo a questo e facciamo la preghiera. Allora, facciamo così, confermiamoci, sì, perché se no non... Allora, la cosa importante è insegnare a riparare, però dato che le bestemmie sono parole dette nell'aria, e nell'aria dice San Paolo che ci sono i demoni che sentono, e quando i demoni sentono una dichiarazione sbagliata si attaccano a quella per attaccare la persona, perché Gesù dice per le tue parole sarai giustificato, per le tue parole sarai condannato. I demoni lo sanno questo principio. Allora le parole vanno nell'aria, come se tu dichiari che Gesù è il Signore nell'ambito spirituale, succede il mondo nel senso buono. Se tu dichiari Gesù c'ha sempre con me, tanto Gesù non mi aiuterà mai, comincia a fare dichiarazioni contrarie, i demoni di scoraggiamento cominciano a dire sì, e magari possono lavorare su questo. Allora, in questo caso non soltanto si fa la riparazione, ma puoi insegnare a tuo figlio quello che dicevo l'altra volta anche, cioè, oppure lo puoi fare tu insieme con lui, nel nome di Gesù spezzo queste parole che ho ascoltato e il legame che si è creato con me, il legame maligno che si è creato con me, quindi spezzi le parole e il legame che si è creato con me, ok? Perché i demoni tendono a usare quelle parole per creare un legame, poi magari tuo figlio comincia, che ne so, a sentirsi a ripetere nella testa oppure no? Vedi? Perché i demoni cercano poi di usare, invece se tu le spezzi, sono andate nell'aria, i demoni devono, tu le spezzi, i demoni ne possono più usare. Ok? E va bene, vi chiedo scusa se altri volevano fare domande, ma dobbiamo fare la preghiera perché è tardino, sei 9:20, mi sapevo. Allora, o bestemmiare volutamente o per intercalare vanno riparate e spezzate, come ho detto. Poi, per quanto riguarda la cosa soggettiva, bisogna capire se uno manco se ne accorge, quello è un'altra cosa, è una valutazione morale. Però a livello praticamente vanno riparate e spezzate. Io oggi mi è capitato in ospedale due persone che passavano accanto a me, non so se l'hanno fatto apposta, ma proprio no. Ho detto pensa quante persone bestemmiano così facilmente, no? Allora va bene. Bisogna fare come ho detto a lei. No, no, riparare, spezzare. E poi puoi dire anche, appunto, puoi chiedere che il Signore abbia misericordia di luce. Maria Simma raccontava, questa è una cosa privata, non è da di fede, che c'era questo uomo sul treno che ne diceva de cotte e de crude sulla chiesa, su tutti. A un certo punto, quando lei è scesa, ha detto: Signore, abbi misericordia di lui. Dice che quando è morto gli è apparsa e gli ha detto: se tu non avessi fatto quella semplice preghiera, io non mi sarei salvato. Come il demonio si attacca a una parola per rovinare una persona, Gesù si attacca a una parola per salvarla. Ok?